Siamo con il signor Gianni Posotto di Bassano del Grappa, una bellissima associazione culturale che è stata contattata per il 1° maggio dal centro commerciale del Portello e ha portato in piazza il lavoro che era una volta per festeggiare degnamente questo 1° maggio. Ci può raccontare qualcosa di più sulla vostra associazione? Diciamo che il nostro è un museo di tradizioni popolari trasformato in spettacolo. Ha tutte le caratteristiche di un museo, i vecchi costumi, le attrezzature, ma ha qualcosa in più, che è la vita, la capacità di presentare il lavoro delle mani, non in maniera didattica, ma in maniera reale, il tutto attraverso e raccontando una storia, la ricostruzione di una vecchia piazza di mercato. Portate in giro la tradizione anche del duro lavoro veneto. È una tradizione che abbiamo portato in tutto il mondo, in 25 anni, 325 spettacoli, dei quali 160 all'estero, in 15 paesi d'Europa, e per 6 volte abbiamo anche varcato l'oceano, in Argentina, in Brasile, in Messico, in Canada, Stati Uniti e Australia, nell'ambito di un progetto promozionato dal Ministero degli Esteri che si chiamava Sulle grandi rotte delle migrazioni. E quindi siete andati a incontrare i nostri bravissimi immigrati che hanno portato il lavoro italiano nel mondo. Abbiamo ripercorso le loro strade. Tanto per dire, in Argentina siamo partiti da Buenos Aires, risalendo su all'interno attraverso Rosario e Cordoba. Negli Stati Uniti, da New York, siamo andati a Philadelphia, Boston, Detroit, Chicago e così via, da Halifax in Canada verso Montreal e Toronto. Abbiamo ripercorso le strade compiute dai nostri emigranti. Beh, noi milanesi vi ringraziamo, è stata una bellissima esperienza, speriamo di vedervi ancora e grazie per averci ricordato il 1° maggio che fu, sperando che sia l'augurio del lavoro, che sarà diverso ma che dovrà arrivare e tanto per tutti. Grazie ancora. Prego.